Bentornati su QDSS2, perché la facciamo smart. La facciamo intelligente. QDSS2? Sì. È molto giovane. Sigla! Vabbè, sigla a parte ragazzi, oggi siamo qui per dedicarci alla tecnologia. E cosa c'è di più tecnologico di una piccola cassa Bluetooth e di auricolari dello stesso tipo, cioè wireless? Allora, cosa c'è di più tecnologico? Le navicelle spaziali, le auto di nuova concezione, magari quelle a idrogeno. Dove arriva? C'è gli androidi della Western, no, della sì, Digital. No? No. No, come si chiama? Spesso, sì, no. Vai. Comunque ci sono anche gli androidi, però se volete tornare nel passato, cioè nel 2018, questa è la roba che sta andando di più. Su Amazon ti consigliano questa roba. Perché vogliamo parlarne? Perché ci hanno mandata per test, quindi non è un product placement, è una review vera e propria. Yes. Abbiamo provato per un po' di giorni questi attrezzini, come l'altra volta vi abbiamo fatto la review di degli oggettini che costavano un po' di più, abbiamo detto faremo anche quella. La finisci? È bello. Che costano un po' di meno. Sì, ma sono comunque molto potenti. Dai, parla tu. Allora, niente, abbiamo auricolari e questa qui. Grazie di averci seguito. No, dovremmo dire anche di cosa. Allora, da cosa vuoi partire? Dalle orecchie? Sbrigati, parli di qualche cosa, che stanno qua, non abbiamo detto niente. Allora, la Motion B, che si chiama uno della Spice Girl, questa Motion B ha delle caratteristiche interessanti. Tanto per cominciare, è una roba che spara tanto, tanto forte, nonostante sia piccola, e spara pure sott'acqua. Cioè laddove... Non esagerare, l'abbiamo immersa per un attimo nell'acqua e non si è rotta. Rispetto ad altri dispositivi perché che sparano sott'acqua. Perché c'era... Perché c'è scritto che i Pix 7. Allora, visto che con l'altra non ce la siamo sentita di fare sto test, tanto chi è che la porta in piscina? Ma l'altra è telata, scusa, mi sembra stronzo se la metti in. Però è sempre i Pix 7. Abbiamo detto, questa ci sembra un po' più combatta, l'abbiamo buttata nel lavandino e pare che abbia resistito. Ma allora, la differenza dove sta? Che questa è di materiale plastico nero opaco. C'è anche una cravatta dietro per tenerla dritta. Comunque, quella invece è telata, cioè tu la puoi mettere in piscina, ma poi sa di cane bagnato per tutta la vita, quindi è meglio che eviti, no? Ma no, non è vero. Comunque 12 watt di potenza, si sente abbastanza bene perché è piccolo l'oggettino, ma è direzionale. Vi ricordate quello a 360? Beh, questo è direzionale, dove lo, quindi lui con gli amici dietro. Con gli amici nel tavolo tondo sentirebbe bene uno solo. Come si risolve questa situazione? Si compra un tavolo lungo, abbastanza lungo, ci si stringe tutti a capotavolo e si mette questo al centro della... È molto semplice in realtà. Oppure ognuno sa. Sarebbe una serata proprio intima. Ci si può attaccare a due, se si possono collegare insieme. Ci si può attaccare a due. Cioè, se può, i miei amici lì fuori capiscono, va bene? D'accordo. C'è la aux, però non c'è il cavo dentro. Se voi dovete chiave in culo il cavo, cioè lo prendete voi e basta, dove non si sa. Poi che altro? Dura un sacco di tempo, 12 ore in riproduzione. Ci fate anche qualcosa in più, ci hanno detto però. Noi non abbiamo avuto l'ardire di provarlo per più di 12 ore senza attaccarlo alla corrente. Anche perché, cioè, in realtà il punto è cambia il consumo in base a quanto la state pompando la cassa. Diciamo a volumi medi potreste tranquillamente arrivare a 12 ore, magari anche qualcosina in più. Però se sparate tutto al massimo è difficile che ci arriviate. Passiamo invece adesso a questi bellissimi auricolari. Questi auricolari che vediamo in regalo soltanto con un set di pentole in acciaio inox. Ci hanno anche dei cornetti napoletani questi auricolari per le persone che sono allora, superstiti. Scusa, visto che hai parlato tu prima della cassa, no, ti dico, questi sono il modello a che piace a me. Partiamo da questo presupposto. Ovviamente dovete azzeccare come al solito, perché quello è sempre il terno al lotto, i gommini che si cambiano, tac, fanno tac. Una volta che li indossate, sta a posto. Sono abbastanza comodi, ma... sono un po' pesantucci perché la batteria, a differenza di quegli altri, dura 8 ore. Dura 8 ore, cioè quella durava 3 ore e mezza, questa dura 8, quindi una bella autonomia. In più potete vedere che sono anche calamitati. Perché sono calamitati? Perché voi li mettete nella tasca, non vanno ballando, se ne stanno belli insieme così, ma soprattutto vi cade una monetina dentro un tombino, potete calare una cuffia e la recuperate. In verità l'unica cosa a cui servono è per fare questo, cioè
attaccate così e state a posto. Che è molto utile per quanto mi riguarda, io le tengo lo stesso così nelle mie cuffie e nessuno si è mai lamentato. No, in realtà sono wireless, ma il cavo c'è, soltanto che non è un cavo che va connesso al dispositivo che emette musica. Questo è un cavo che semplicemente tiene uniti gli auricolari. A quale scopo? Se sono separati senza cavo, ti cade uno, lo perdi. In questo caso li perdi tutti e due, ricompensati. No, sono collegati, penso che ci sia proprio un collegamento per evitare quindi lo spreco di energia, c'è un cavetto dentro, probabilmente stanno collegate. C'è il telecomandino, quindi più e meno con il volume e poi il solito tasto, rispondi, fai cose. Questa cosa non è male perché negli altri auricolari, per quanto più raffinati, per quanto un attimino più altolocati, non c'era questa caratteristica di poter alzare e abbassare il volume, quindi è una cosa che devi fare, non la puoi fare al volo così mentre stai ascoltando, ma devi prendere il telefono, devi usare l'applicazione musicale per abbassare e alzare. Come al solito ci sono i link in descrizione, non ve lo diciamo, se volete ci cliccate, altrimenti no. E basta. Comunque, una cosa che ho apprezzato particolarmente, io che uso proprio questo tipo di cuffiette, è lo stringicavo. Mm-hmm. Perché tu te lo regoli a seconda di quanto filo vuoi dietro. Può darvi noia se avete delle maglie un po' scollate anche dietro, quindi può darvi un po' noia e sbatte un po' dietro al collo. Ma però guardate qui, cioè avete un criceto che è stanco di vivere? Questo è un cappio perfetto. Ve lo appendete così, op, dietro la scrivania. Non abbiamo parlato della cosa più importante di tutto. Il suono? Bravo. Si sente la musica, quando le metti l'orecchio senti proprio la musica o qualsiasi cosa tu metta. No, in realtà il suono è abbastanza buono, abbastanza pulito, con un inaspettato carico sulle basse frequenze. Ora, le cuffie in-ear hanno un aiutino in questo, perché la prossimità con il timpano è maggiore e quindi, vabbè, di base già sono un po' più pompatelle con i bassi. Però dobbiamo dire che qui sono molto molto puliti. In generale i suoni si distinguono in maniera abbastanza netta. Tutto quello che si ascolta è abbastanza distinguibile. Per la fascia di prezzo direi che è tanta Allora, roba. Sì, parliamo sempre di quello perché è importante, nel senso che le cuffie che uso io costano 180 euro e le ho comprate una volta nella vita, quindi le utilizzo. Queste costano molto, 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 molto di meno. Valgono altrettanto? Valgono molto di più se le mettiamo in relazione, ma perché le tecnologie sono andate avanti di miniaturizzazione e tutto il resto. Quindi decisamente il gioco vale la candela e quello che vi consigliamo come al solito su Amazon che si può fare è di ordinare, magari provare e nel caso non vi piaccia rimandare indietro perché avete 30 giorni di tempo per fare i vostri test. Poi se vi piace ve la tenete, come giusto che sia. Ragazzi, secondo noi per quel che costano sono dei dispositivi piuttosto interessanti, ci sono cose che veramente alla fine sono imprescindibilmente positive, come per esempio la durata della carica, che è veramente buona. Questa cosa della calamita. Una cosa che non mi è piaciuta, cioè nel senso che non va in pausa quando la calamita si attacca, alcune lo fanno, però vabbè, sempre là, cioè più soldi spendi, più cose c'hai in più. Però se vi diciamo noi che sono tutto, Redez c'ha degli auricolari da 180, ecco, 180 è il costo della mia cuffia più economica, quindi potete capire che se noi vi diciamo che si sentono abbastanza bene, vi potete fidare perché siamo dei rompicoglioni su sull'audio soprattutto. Comunque, se poi vi dovessero piacere invece le altre cuffiette, ovvero senza il cavo che le unisce, cosa a me dà un po' fastidio, però magari c'è chi piace, andate sul video che vi lasciamo di sotto che si collega perfettamente a quest'altro. Quello si spende un po' di più, qua si spende un po' di meno, però sono due video complementari. E gli oggetti non sono esattamente simili, perché comunque sia hanno un po' di diversità, soprattutto lì spendi di più, ma magari la carica è da 3 ore, qui invece la carica è da 8, cioè comunque sia ci sono tanti dettagli a parte il prezzo che vi dovrebbero spingere a dare un'occhiata un po' a tutte e due le cose, eh?